L'allargamento della strada del Costo nei quattro punti critici tra Tresche Conca e Roano comincia a prendere forma. Questa mattina la stazione unica appaltante della provincia di Vicenza per conto di viabilità ha chiuso la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva per la direzione dei lavori. Sta dichiarando vincitori il raggruppamento temporaneo che ha come capogruppo il Concise Consorzio Stabile di Pordenone affiancato da Siteco SRL di Modena. Contando anche i tempi necessari all'acquisizione dei pareri e alle approvazioni, commenta il consigliere provinciale con delega alla viabilità Giorgio Santini, entro quest'anno saremo pronti per appaltare i lavori che potranno quindi essere eseguiti l'anno prossimo. Un risultato importante sia per la cifra che mettiamo a disposizione dei lavori, pari a 1,9 milioni di euro, sia perché finalmente mettiamo mano ad un'arteria strategica che collega il Vicentino all'altopiano dei sette comuni, fortemente frequentata da turisti e visitatori durante tutto l'anno. 4 curve, 900 metri in totale, 1,9 milioni di euro. Questi in sintesi i numeri dell'intervento programmato dalla provincia di Vicenza e gestito da Viabilità. I quattro interventi in progetto si trovano in corrispondenza del settore centrale dell'altopiano dei sette comuni, si estendono nel tratto stradale della provinciale 349 del Costo, che collega Tresche Conca e Canove all'interno del comune di Roana. Sono previsti quattro interventi di riqualificazione e allargamento in corrispondenza dei tratti nei quali la viabilità si presenta con criticità notevoli in relazione soprattutto all'incrocio di mezzi pesanti data la larghezza insufficiente della sede stradale. In tutti i tratti di intervento attualmente la strada ha una larghezza variabile tra i 6 e i 7 metri. È una strada che non solo i vicentini conoscono bene, commenta Santini, ma che è fortemente frequentata anche da tanti turisti delle nostre montagne.